Allora, ci sono molte cose interessanti nel caso di Pina Paganelli, adesso vedremo tutto. Come breve riassunto vi posso dire, si parlerà di incidente probatorio, vi farò sapere tutti i miei dubbi che ci sono sulla corretta realizzazione di questo, perché già le premesse sono inquietanti. Parleremo ancora dei DNA femminili per cercare di capire quanto siano importanti o meno, perché ci sono anche qui delle novità che potrebbero essere clamorose secondo me. E poi, vabbè, novità che arrivano da Barzan, che ci ha detto cose veramente sorprendenti, soprattutto sul video della Cam3. Sembra che ci sia un video mai analizzato prima che è di tipo nativo e di grande qualità. Poi discutiamo sul perché arriva dopo un anno dalle indagini questo video. Tante cose che tra poco vediamo. Ovviamente mi devo ricordare di ringraziare Elena, che come sempre mi è di grande aiuto. Questa volta ringrazio anche Paola, di cui non parlavo molto di Paola, ma non perché sia uscita dai miei radar, ci sentiamo quasi tutti i giorni. È che lei è molto concentrata, oltre che sul suo lavoro, anche sul suo canale, sapete, Giallo e Nero Colore del Crimine, dove fra l'altro fa video con maggiore rapidità di quanto riesca a fare io. Di Pierina ne fa quasi uno al giorno in pratica, e ne parliamo molto, per cui diciamo mi aiuta anche lei nel discutere insieme le varie opinioni su quello che sta accadendo. Fatti tutti i ringraziamenti di rito, incominciamo. Allora, l'incidente probatorio, cioè in pratica si tratterebbe di una sorta di esperimento o simulazione, potrei chiamarla io. Si faranno passare davanti a quella telecamera due persone di cui si è in dubbio. Una è proprio Luis da Silva, che si è scoperto che ha accettato di partecipare, anche se potrebbero ancora cambiare idea i suoi avvocati, diciamo. E poi Emanuele Neri, il condomino, che ha detto: sono io, sono passato di lì a quell'ora, quindi sono io. Ma la procura non sembrava molto convinta che fosse Emanuele Neri, quindi sarà questo esperimento, verrà fatto passare sia il vero Luis da Silva e non un qualunque figurante senegalese, e Emanuele Neri. Più volte da quel che ho capito, perché appunto bisognerà provare vari tragitti, percorsi, eccetera, e ci saranno magari istruzioni date a queste persone su come muoversi. Va bene. Da notare che è stato diviso in tre fasi, diciamo così, perché noi amiamo la burocrazia in Italia. La prima fase era quella di verifica della fattibilità, cioè esperti, periti di entrambe le parti vanno lì in quella zona a controllare se è ragionevole provare a farlo, insomma, perché c'erano dei dubbi, come abbiamo visto, luci diverse, all'inizio addirittura telecamera diverse, ma poi è stata rimessa quella originale. E questo è successo il 26 novembre, e insomma alla fine hanno deciso di farlo, hanno detto che va bene, si può provare a farlo. Quando verrà fatto però il vero e proprio esperimento o incidente probatorio? Verrà fatto il 19 dicembre, ed è interessante che venga scelta questa data perché è stata fatta basata sui cicli lunari. Eh sì, perché anche la Luna ovviamente può influire sulla luminosità. E quindi hanno visto che il 3 ottobre 2023, quando c'è stato l'omicidio, il giorno critico, la Luna piena era stata 4 giorni prima, cioè in pratica era stato il 29 settembre. Quindi 4 giorni dopo la Luna piena, in fase calante, era il 3 ottobre 2023. Quindi hanno scelto, molto astuti, hanno scelto il 19 dicembre, perché 4 giorni prima del 19 dicembre, cioè il 15 dicembre, ci sarà la luna piena. Quindi il ciclo lunare sarà lo stesso. Per renderlo molto preciso, poi avrò qualche cosina da dire su questi argomenti. Alla fine, poi, vabbè, in terza fase, solo la burocrazia si immagina le fasi concepite così, si guarderanno i risultati per decidere, capire qualcosa, se si riuscirà a capire se era Emanuele Neri o Luis da Silva. Un aspetto interessante che si è toccato è che si cercherà soprattutto di scoprire l'altezza. Abbiamo visto che con le luci, che fra l'altro sono pure cambiate, poi ne parliamo di questo, non è detto che questo incidente probatorio sarà così illuminato, diciamo, perché forse è troppo illuminato per darci informazioni chiare, per esempio, sul colore della pelle delle persone. Però si è detto almeno l'altezza. Quella dovrebbe essere un dato oggettivo, al di là della luce, perché Luis da Silva è 12 centimetri più alto, è 1,84 m contro 1,72 m di Emanuele Neri. 12 centimetri è più o meno così,
Per cui va bene, hai una bella distanza. Il problema è capire se è stata messa nel modo corretto la telecamera, questo e quello, eccetera, perché bisognerà confrontare alla fine con il soggetto misterioso, il Mr. X del 3 ottobre, più che fra le due persone in sé, che già si sa che Lucida Silva è più alta di Emanuele Neri. Si è deciso, si è stabilito, così almeno è stato spiegato alla vita in diretta, che verrà usato molto, sarà molto importante il gradino, cioè c'è un marciapiede, qua se riesco vi faccio vedere un'immagine, c'è un marciapiede vicino appunto alla, al retro, alla farmacia, no? E lì la persona, il misterioso Mr. X, ha dovuto scendere da questo marciapiede e fra l'altro è molto probabile che quel movimento di retroflessione della spalla destra era dovuto al fatto che doveva scendere quel gradino quella persona. Come dire che non è necessario avere la mania di fare la retroflessione. È proprio che quando tu fai uno scalino devi bilanciare il corpo, no? Quando muoviamo la gamba in avanti, il braccio è indietro, il braccio opposto, eccetera, eccetera. Ci sono tutta una serie di movimenti automatici che facciamo per bilanciare il corpo, per tenere il baricentro. Quando si deve scendere addirittura, perché si è in un posto più in basso, come scendere le scale, si fa un movimento di questo tipo quando si muove magari il piede sinistro, muovi indietro la spalla destra, lo si fa senza pensarci. Comunque la cosa interessante è che si cercherà di misurare l'altezza, di far fermare queste persone o fermare il fotogramma proprio quando sono sullo scalino o subito dopo averlo passato, sperando poi di riuscire a riconoscere questo esatto movimento anche in Mr. X del 3 ottobre. Ci sono un po' di dubbi. Permettetemi di esprimere già alcuni dubbi. Già vi avevo detto che le luci, come sappiamo, sono state cambiate, no? Una cosa un po' strana, perché se sta per fare un incidente probatorio vai a cambiare le luci proprio in quella zona, perché fra l'altro voi pensate che non sono state cambiate tutte le luci di quel condominio. Per esempio le luci che illuminano la rampa di discesa del garage, che comunque è lì vicina, quelle non sono state cambiate, solo quelle proprio di fronte alla farmacia sono state cambiate, una cosa bella proprio. Poi vabbè, onestamente non posso escludere che ne abbiano cambiate anche sul retro, che quindi conterebbero meno, ma quelle lì davanti alla farmacia per me non erano da cambiare. Hanno però fatto cose molto precise, come sappiamo, riguardo alla luna, i cicli lunari sono fantastici. Il mio dubbio però è che possa risultare una sorta di presa in giro. In che senso? Nel senso che faranno l'esperimento, vedremo come verrà fatto, adesso facciamo qualche ipotesi, e magari raggiungono conclusioni che possono piacere una parte e non piacere un'altra parte. Magari dire, ovviamente, è Lucida Silva, perché la procura ci tiene a questo. Quando poi ci saranno obiezioni, diranno, ma abbiamo guardato anche i cicli lunari, siamo stati attenti alla luna. Sì, però poi sapete com'è quel detto, quando lo sciocco indichi la luna, lui guarda il dito. Beh, in questo caso gli sciocchi guardano la luna, perché più che guardare la luna, bisognerebbe guardare alle plafoniere, che non sono a 400.000 km, ma soltanto 4 metri, e incidono di più come luce. Nel senso che sono state cambiate radicalmente. Io all'inizio, sbagliando, credevo, mi ero illuso, che avessero solo cambiato le lampadine, no? Mettere le lampadine più forti, che a quel punto, tra le altre cose, sarebbe stato anche facile e per nulla dispendioso sostituire temporaneamente la lampadina. No, no, hanno proprio cambiato le plafoniere, la forma. Quando adesso vi faccio vedere come erano nel 2023, l'anno scorso, le plafoniere, vedete questa sfera, questa palla, queste sono quelle che hanno messo adesso invece, proprio poche settimane prima dell'incidente probatorio. Hanno una forma diversa, qua vista di notte si vede che luce accecante fa, illumina a giorno quella zona. Follia assoluta, non so come altro descrivere questa cosa, di cambiare una cosa, è fondamentale come le luci proprio in quel momento, proprio in quel luogo, una cosa assurda. Allora, parliamo anche, andiamo avanti a parlare un po' del incidente probatorio, perché c'è una novità che ci dice Barzan, che io ho trovato clamorosa, assolutamente clamorosa. Vediamo questa scheda che cosa ci dice. Abbiamo anche verificato che effettivamente ancora la procura non aveva provveduto all'estrazione del video in originale, quindi del video nativo, quindi lo farà nei prossimi giorni.
quindi acquisirà il video nativo della Cam 3 delle 22:17, quindi noi ci auspichiamo che verrà anche molto migliorata la qualità del video. Quindi questa è una cosa clamorosa, lasciatemelo dire. Ma voi capite, perché a volte si usano delle parole come nativo, che non è che sia proprio difficile, ma un po' tecniche quasi, per spiazzare la gente che non capisce la cosa più ovvia. C'era il video nella telecamera, diciamo, e per un anno la procura non ha pensato di tirarlo fuori e guardarlo. Questo è che vuol dire questo discorso. Però non si spiega solo così, cioè il mistero è molto più grosso, come vedremo. Perché in pratica, se quello che abbiamo visto noi finora non era il video nativo, cioè quello originale semplicemente, quello della telecamera, che cos'era? Da dove arrivava questo video? Vedete, il problema è questo, potrei farvi un discorso, che magari ve lo accenno tra poco, c'è anche un'altra scheda di Bazan che cerca di spiegarci il mistero, rendendo tutto ancora più misterioso, come vedremo. Ma in pratica, se il video nativo è quello... l'unico che può esistere, creato da quella telecamera, un video non nativo che cosa sarebbe? È un video di qualità inferiore perché ha subito qualche passaggio, magari di conversione di formato, riduzione di risoluzione, aumento della compressione, vedremo tra poco che Bazan proverà a spiegarci questo. Ma la domanda è, si parte comunque da un video nativo e poi lo si modifica e in qualche modo si riduce la qualità. Ma se noi scopriamo che la procura non l'ha mai avuto in mano, nel senso che non l'ha mai preso in considerazione, così dice Bazan, che effettivamente ancora la procura non aveva provveduto all'estrazione del video in originale. Cioè, e come fa? Non si è mai toccato quello originale e spunta uno di qualità inferiore? Tra poco vi dirò anche un'ipotesi di come potrebbe essere andata, ed è comunque piuttosto clamorosa. Ma adesso sentiamo anche che cosa ci dice Bazan, perché vedete, la cosa assurda è che se il video, e in effetti sembra proprio così, nativo, è ovviamente di qualità migliore, perché per un anno e più non guardarlo? Quando questo video della telecamera, in generale della Cam 3, è stato al centro dell'attenzione della procura per mesi, la prova regina contro Luiz da Silva. È stato chiamato in una lezione, fatti vedere fotogrammi all'inizio di quel video. E adesso si scopre che non si è mai andato a controllare il video migliore, quello di qualità migliore, è una cosa molto strana. Ascoltiamo comunque cosa ci dice Bazan per spiegarci ulteriormente come mai è migliore quello nativo. Beh, che sia il migliore quello originale, iniziale, sicuro, ma come mai è peggiore invece quello che abbiamo visto fino ad oggi. Da notare che in trasmissione si parla di Storie Italiane del 27 novembre, stavano facendo vedere il solito video che conosciamo a memoria, no? Dell'uomo misterioso che cammina davanti alla telecamera alle 22:17. E a un certo punto Bazan, di fronte ai dubbi del tipo si vede male, questo e quello, dice questo. Questo che noi vediamo è il video estratto in bassa frequenza. Cioè, cosa vuol dire? È un'estrazione molto compressizzata del video, va bene? Quindi è compressata, ecco, un po' meglio. Quindi adesso noi andremo ad acquisire il video, l'originale. Noi già ieri abbiamo fatto effettivamente delle prove e avrà una definizione migliore di almeno il 70%. Allora, ci ha spiegato tutto. Ora, a parte il compressorizzato, insomma, a volte si parla compressione, video compresso più semplicemente. Quindi sarebbe questa la spiegazione. Il video che abbiamo visto noi era compresso? Allora, vedete, io non vorrei adesso fare cose troppo tecniche, perché io conosco abbastanza bene questi argomenti, da anni e anni. Perché se faccio cose troppo tecniche mi perdo la gente, che smette di ascoltarmi, paroloni. Vi posso dire che quasi tutti i video sono in formato compresso. MPEG, MP4, MP2, eccetera, DivX, è normalissimo che siano compressi. Una telecamera si può anche impostarla, non tutte, alcune sono così programmabili che puoi impostare la qualità dell'immagine, che poi vuol dire il livello di compressione. Cioè puoi scegliere di avere un video ad alta qualità, però ha il difetto che occupa molto spazio, tanti gigabyte, magari per un'ora un gigabyte. Se la memoria della telecamera è limitata, il problema è che non potrai registrare video molto lunghi, perché si riempie subito, magari la microcard, se è una telecamera con microcard. Allora c'è l'altra possibilità, scegliere una qualità minore, maggiore compressione, si vedrà un po' meno bene, però
è più leggero il video, tecnicamente si dice così in gergo, occupa meno spazio e quindi magari registi più ore. Questo in generale. Comunque, come è stata impostata la telecamera, così com'è, crea il video e non c'è modo di cambiare la compressione dopo su quel video. Non si può recuperare la qualità persa. Quindi si parlerebbe del fatto che il video nativo è come è il massimo della qualità con quelle impostazioni, poi è stato ulteriormente compresso. E perché? In realtà c'è una possibilità che accada. Prima vi dicevo che è molto molto strano dire che la procura e gli inquirenti non avevano mai preso in esame prima di ora, prima di un anno e un mese, quel video di cui si è parlato tanto, cioè nella forma originale. Ma l'altro dubbio è da dove sbuca questo video che invece abbiamo visto tutti, e anche la procura alla fine, mostrandolo anche a Emanuele Neri. L'ipotesi che vi faccio spiegherebbe tutto e non si parla tecnicamente di compressione maggiore, ma di diversi passaggi, cioè l'ipotesi è che, come già accaduto in altri casi, come quello di Antonella Di Massa, non fosse stata la procura ad andare in farmacia a prendere il video, perché dopo un anno abbiamo visto che ancora non l'hanno preso, ma bensì la stampa e i giornalisti. Cioè, in pratica possiamo immaginare che un qualche pioniere del giornalismo investigativo sia andato in farmacia e di sua iniziativa ha detto: sentite, non è che voi mi potete far vedere le telecamere, le registrazioni di quel 3 ottobre, che magari per caso avete inquadrato qualcosa di interessante. Gliela fanno vedere, come gliela fanno vedere? Sul monitor della sorveglianza che c'hanno lì in farmacia. A questo punto vanno il 3 ottobre e vedono che c'è questo uomo che passa. E allora il giornalista pensa, aspetta un po' che magari è interessante, prende la sua telecamera e inquadra il monitor della farmacia mentre c'è quel filmato. E poi ce lo fa vedere in TV. E poi lo prende la procura dalla televisione. Questa è l'ipotesi. In questo caso è vero, sì, che quel video ripreso con la telecamera mentre viene mostrato il video a schermo avrà una qualità inferiore. Tecnicamente non è che è un problema di compressione, ma di diverse fasi. Cioè si mostra il video sullo schermo, ma già lì magari lo schermo non è la cosa migliore del mondo, quella che hanno lì il monitor in farmacia. E poi c'è il passaggio di registrare un video già fatto. Però se fosse andata così, che per ora è l'unica soluzione che riesco a trovare, vorrebbe dire che la stessa procura, pur dando un'importanza enorme a questo video, ci ha parlato per mesi, lo ha preso dalla TV, non ha neanche pensato di dire andiamo lì a prenderlo direttamente originale, anche perché poi la telecamera, e credo con dentro anche il video a questo punto, l'avevano preso il precedente PM, questo ce l'aveva detto sempre Bazan, l'aveva sequestrato molto tempo prima. Quindi lo avevano comunque a disposizione, ovviamente, ma perché non potevano permettere che venisse cancellato magari nel corso del normale utilizzo nell'arco dei mesi. Ce l'avevano lì, ma ci dice Barzano, io mi fido di Barzano ovviamente, ancora non l'avevano preso in esame, perché poi dice estratto. Qua vedete, non è che estratto sia un parolone, ma uno dice estratto, sono problemi. No, non so problemi. Quando tu fai il filmino delle vacanze, con la tua videocamera, quello che è, o anche con lo smartphone, se vuoi lo puoi estrarre, cioè collegare con una presa USB, con un cavo USB al computer e spostarlo dall'interno della telecamera al tuo computer. Lo hai estratto. Non è che c'è bisogno di farsi venire un tecnico super esperto a cavallo di un laserone per poter fare sta cosa. Si fa in 5 minuti, basta decidere e lo fai subito. Per più di un anno non si è interessato del video originale. Si è lavorato su un video un po' di seconda mano, chiamiamolo così, più che compressizzato. Cioè che appunto era stato catturato in modo così, en passant, guardando le immagini che scorrono sul monitor della farmacia. Già quei giorni, si suppone. Allora, qualche dubbio su come potrà venire realizzato questo incidente probatorio. Vi dico un retroscena, vi racconto sempre retroscena, mi ero dimenticato di scrivere una scaletta che non è grave, ma è che ci avevo rimuginato sopra in tutti questi giorni e poi mi sono dimenticato di scriverlo. Vabbè, ve lo dico improvvisando, tutte sono le mie idee, non ho bisogno di leggerle. Il mio dubbio qual è? Visto che noi sappiamo, non è un segreto, che la procura preferirebbe che venisse fuori che quello lì è Luis da Silva. La difesa invece di Luis da Silva sostiene che è Emanuele Neri, e ci saranno tutti e due, Luis da Silva e Emanuele Neri, però verranno diretti, diciamo, come attori diretti da un regista. Il problema è chi sarà il regista? Perché io voglio sperare, oltre al fatto che considero ovvio che ci sarà lì anche la difesa, ma che possano anche parlare, dire qualcosa anche loro. Perché avere un unico regista, specialmente se è la procura, o il GIP, che vabbè, però ha un legame molto stretto con la procura. Il rischio qual è?
che si diano indicazioni ai due attori, che poi sarebbero in realtà Emanuele Neri e Luisa da Silva, per far emergere quello che vogliono loro in procura, cioè che quello sia Luisa da Silva. Vi faccio qualche semplice esempio. Si dice a Luisa da Silva: adesso tu devi camminare qua e non fare il furbo. Lo sappiamo che tu spingi sempre indietro la spalla, per cui ricordati di farlo molto perché vogliamo vederlo, sì, così lo inquadri ben bene in quel momento. Così come Emanuele Neri si dirà: non fare cose strane, non andare più veloce, più lento, non fare l'imitazione di quello che hai visto nei video, ma cammina rilassato, bocciandogli magari quando cammini in modo troppo simile a quella volta del 3 ottobre. Sono esempi, diciamo pure che sono un po' pessimista io a immaginarlo, ma secondo me, se tu sai che il regista vuole dimostrare qualche cosa, lascia fare tutto al regista, può venire fuori questo, perché è già previsto che non ci sarà un solo passaggio, questo sono d'accordo anch'io, ma li si farà passare davanti, si faranno i chilometri questi due in quel tratto di strada, li farà andare una volta, un'altra volta, questa volta un po' più in là, un po' più in lì, un po' più veloce, un po' più lento, ok, ma in tutti questi assestamenti, qual è il risultato finale? Quando è che si dice bello così è perfetto? Quando si riesce a ottenere che quando Luisa Silva passa è identico come posizione, perché le luci sono tutte sballate, per cui non sarà uguale come aspetto, come colori, e quindi dice questa è quella buona. Io vi dico questo, guardate, non sto neanche qua a ipotizzare tutte le possibili furbacchiate che si potrebbero organizzare. Secondo me, dopo l'incidente probatorio, ci sarà comunque ancora un po' da discutere. Dovremmo sentire che cosa ci racconta anche la difesa di come è stato fatto questo incidente, cosa è stato detto alle due persone, perché si possono ottenere risultati molto sballati. Per me bisognava le luci uguali, quello è il discorso, le luci uguali, e così c'era una possibilità maggiore anche di vedere ad esempio l'aspetto cromatico. Qua invece con una luce accecante verrà fuori che Emanuele Neri si capirà benissimo che è un bianco, magari diventa bianco anche lui da Silva, quello sarebbe clamoroso, ma con luce così potrebbe anche succedere, devo dire. Ma insomma è tutto un caleidoscopio di colori che non sono affidabili, e poi bisogna vedere che cosa viene detto a queste persone, come muoversi, quali immagini prendere. Io spero in questo senso che la difesa, tramite l'avvocato e magari anche l'Abruzzone, così, siano piuttosto assertivi, cioè si facciano valere durante queste fasi per non lasciare che tutta la regia, la chiamo così perché è una specie di film a questo punto, venga fatta da chi vuole dimostrare una certa tesi, tesi che sta già smentita dai fatti, dagli orari, che lasciano pochi dubbi sul fatto che quello fosse Emanuele Neri, perché il colpevole era ancora impegnato nel gran sotterraneo e Emanuele Neri, lui e solo lui, è passato di lì a quell'ora. Chiudiamo anche questa parentesi extra scaletta, diciamo. Allora, parliamo adesso dell'altro argomento, dei due argomenti principali degli ultimi tempi, no? Cioè quello dei DNA femminili trovati. Ho notato che è stato dato giustamente anche da me, con un certo rilievo, ora però sta un po' scemando l'interesse per i DNA femminili, quasi che si fosse arrivati alla conclusione che tutto sommato sono solo due tracce, probabilmente casuali, si parla già istantaneamente di una dottoressa, come dire che è stata una donna, e non c'è da stupirsi, insomma, che ci siano anche donne nell'emergenza, che potrebbe aver toccato proprio lì, in due punti così. Ok, ci sono elementi che magari, l'avevo già detto all'inizio, d'altronde potrebbe non essere così significativo, però sono usciti altri elementi che secondo me lo rendono molto interessante. Ma torniamo a bomba, io vi avevo detto nel mio ultimo video che bisogna interpretare un po' come è stata data la notizia ufficialmente, sperando che ci sia un significato nelle parole, cioè che non si usino parole a caso, si costruisca bene la frase a livello anche di italiano. Perché cosa diceva esattamente la notizia? Adesso guardiamo la scheda della notizia come è stata data. Gli accertamenti irripetibili condotti dall'Università di Tor Vergata sugli indumenti della vittima hanno rivelato un nuovo elemento. DNA appartenente a due donne diverse è stato trovato su 15 reperti, inclusi anche oggetti di Luisa da Silva, l'unico indagato fino a questo momento. Uno dei profili è stato identificato sulla gonna di Pierina all'altezza della vita, mentre l'altro è stato trovato sulla maglietta vicino a una ferita da coltello situata tra spalla e braccio. Sebbene queste tracce appartengano a due donne differenti, la quantità di DNA è attualmente insufficiente per una comparazione definitiva. Pertanto è prevista una breve proroga per eseguire ulteriori confronti con i DNA dei soccorritori e di chiunque sia entrato in contatto con la scena del crimine. Quindi questi ultimi test erano fatti per escludere
se sono diversi, si capirà se sono diversi, ve l'avevo già fatto l'esempio, no? Ora, qui se l'italiano vale qualcosa ancora, quando si dice è stato trovato su 15 reperti, il DNA femminile, tecnicamente questo vuol dire su tutti i 15 reperti, ma ovviamente sì, c'è un'altra interpretazione. Sono stati analizzati i 15 reperti e su questi, qualcuno sì, qualcuno no, sono stati trovati il DNA femminile. Ok, però se tu lo esprimi così, su 15 reperti sono stati trovati, sembrerebbe che su più di un reperto. Ora, ve l'ho già detto e lo ripeto precisandolo meglio, il problema non è che ci sia su ognuno dei 15 reperti, che sarebbe veramente incredibile. Ma anche solo su un reperto oltre a quello sui vestiti. Quello sarebbe già notevole, perché la dottoressa può aver toccato la gonna e magari, chissà perché, la zona quasi dell'ascella. Ma sarebbe strano che la stessa dottoressa avesse toccato anche, che so, il tablet di Pierina dentro la borsa, perché avrebbe dovuto farlo, o qualunque altro oggetto nella borsa. Per cui, anche se fosse stato trovato su uno qualunque degli oggetti, oltre ai vestiti, sarebbe clamoroso e secondo me renderebbe meno probabile che siano contatti casuali. Ci sono anche altri elementi che sono emersi, anche se purtroppo detti in un certo modo, per cui non ancora troppo chiari, che potrebbero far pensare che non sono contatti casuali. C'è questa notizia che è stata data, ad esempio, se non ricordo male, la vita in diretta, in cui si scopre che la traccia femminile, quella diciamo sulla vita, all'altezza della vita sulla gonna, è vicinissima, ma bisogna capire quanto è vicina, alla traccia maschile misteriosa, quella che aveva attirato maggiormente l'attenzione degli inquirenti all'inizio, che poi è stata confrontata con Luisa Silva e ha dato esito negativo, non è Luisa Silva. Ora, questa vicinanza tra la traccia maschile e quella femminile può essere una coincidenza di nessuna importanza, ma facendo un'analisi probabilistica, per me può essere un po' significativo. Tenete conto che non è realistico che ci siano molte tracce femminili, molte tracce maschili, tipo 6, 7, 8 maschili, 6, 7, 8 femminili, perché ce l'avrebbero detto. Ci hanno fatto di due femminili e adesso mi sembra una sola maschile sul corpo. Sono pochissime e che quindi sono pochissime, due siano sovrapposte, è una coincidenza curiosa. Se si trattasse di contatti casuali, pensate anche semplicemente alla funzione, perché per puro caso due persone diverse, un uomo e una donna, vanno a toccarle lì? Che non è neanche il posto più normale per toccare, diciamo, una signora, vicino all'ombelico, poco sotto l'ombelico come altezza, poi chiaramente sulla gonna. Quindi già una coincidenza. Vi dirò di più, se questa vicinanza, perché per sottolinearla, secondo me, bisogna che dovrebbe essere molto vicina, perché se fosse solo a 3 centimetri, cosa lo dice a fare? Che cosa importa? Se invece fossero sovrapposte, può essere di tutto. Vi faccio un esempio, che userò dei nomi, immaginando di sapere a chi appartengono queste tracce, nomi di fantasia, personaggi dei fumetti. Diciamo che la traccia femminile, stiamo parlando di quella sulla gonna sempre, fosse di Piperita Patti, mentre quella maschile è di Charlie Brown. Ora, come sono lì? Una possibilità è che prima Charlie Brown ha toccato in quel punto e poi ci ha toccato anche Piperita Patti in quel punto. Un'altra possibilità è che è stata prima Piperita Patti a toccare, ok, ma un'altra possibilità ancora è che a toccare è stato solo Charlie Brown, mai Piperita Patti. E come mai c'è anche il DNA di Piperita Patti? Perché poco prima Charlie Brown giocava con Piperita Patti, che è una sua grande amica, hanno anche qualche problema, diciamo, nelle loro interazioni, ma comunque sono amici. La teneva per le mani, si tenevano per mano così per gioco. Poi Piperita Patti se n'è andata, Charlie Brown ha toccato la gonna in quel punto, ha lasciato il suo di Charlie Brown DNA, ma anche quello che aveva sulle sue mani, che era di Piperita Patti. Se fosse lo stesso fluido, diciamo, la stessa macchia, diciamo, di umido, potrebbe essere questo, indiretta quella di Piperita Patti e diretta quella di Charlie Brown, che ha veramente toccato. Questo, diciamo, che possiamo saperlo solo se ci dicono più in dettaglio se erano proprio nella stessa goccia, diciamo, analizzata. Se invece erano qualche centimetro di distanza, diciamo che non conta più così tanto questa ipotesi. C'è un ulteriore elemento che però purtroppo devo dare in chiave probabilistica perché bisogna vedere, adesso lo analizziamo insieme. In pratica è successo che, come si chiama, Alberto Matano, non vorrei sbagliarmi, ha dato un'informazione. Bene, innanzitutto ci ha ricordato che verrà confrontata questa traccia femminile anche con quella di Manuela e quella maschile con quella di Loris, no? Verrà fatto in futuro.
Vediamo però come esattamente lo spiega questo. Vediamo. Allora, c'è un'agenzia che ci dice, che è un'altra notizia abbastanza rilevante, che il DNA di Mimena Bianchi e di suo fratello Loris Bianchi saranno confrontati con le tracce ematiche, le tracce di sangue rinvenite sulla scena del crimine. Ora, capite qual è il problema? La notizia, vabbè, che verrà confrontata, l'ho già detta, ma con le tracce ematiche, sono di natura ematica le tracce di uomo 1, donna 1, donna 2? Non l'avevo sentito prima. L'impressione è che Matano stesse leggendo proprio un'agenzia. Cioè, sarebbe più clamoroso se l'avesse letto in questa forma, perché vorrebbe dire che sono a base di sangue. Questo ovviamente renderebbe molto meno probabile un contatto accidentale, perché bisognerebbe che per caso una persona, magari anche quella dottoressa, però lei stessa stesse perdendo sangue in quel momento sulle mani, che è un po' strano. Purtroppo anch'io immagino che sia soltanto che il conduttore di Italia in diretta ha usato questi termini, ma magari impropriamente. Intendeva dire le tracce trovate biologiche, ma non si sa se a base di sangue. Comunque, per ora vi sottolineo questo, che sarebbe clamoroso. Torniamo adesso su un fatto che però mi sembra egualmente clamoroso. Cioè, qua si dice che si faranno i controlli con Manuela e Loris dopo più di un anno. Ora, non è che io voglio dire che sia scandaloso analizzare solo adesso il DNA di Manuela, perché lei è parte lesa, come sappiamo, quindi che motivo c'è? Le parte lesa, le hanno ucciso la suocera, lei è una vittima in questo caso. Ma il discorso è quando si incominciano a fare i test rispetto a quando si trova il DNA, che è un tempo straordinariamente lungo. In quest'ottica non è lo stupore solo per il controllo su Manuela, che non si è mai sentito di una nuora che avesse problemi con la suocera, ma del fatto molto sospetto di Luis da Silva, per la quale Pierina non era nessuno, cioè era una sconosciuta vicina di casa. Sappiamo quanto danno fastidio questi vicini di casa che non conosciamo quasi, li incontriamo, a volte ci salutano, a volte no, sono tensioni, no? Ma almeno su Luis da Silva, perché non farlo prima? Perché non sono 11 mesi, cioè 13 mesi. Nel caso di Luis da Silva hanno fatto qualche mese prima, ma si parla comunque di 9-10 mesi prima di fare il test. Ora, io faccio fatica a ricordare un precedente accaduto in Italia, perché seguo di più i casi italiani, e nel terzo millennio, perché negli anni 70 e anche 80 in pratica non c'era quasi il test del DNA, per cui non c'era il discorso in corso. Ma da quando c'è il test del DNA, a me risulta che tutte le volte che viene trovato un DNA da analizzare lo si fa subito. Magari è vero che non sia sempre la persona con cui confrontarlo. Nel caso di Chiara Bossetti ci si è arrivati dopo un parecchio tempo, non mi ricordo più, un anno e mezzo, non lo so. Ma comunque il DNA è stato prelevato, cioè tipizzato, codificato, lo chiamo io, subito, per evitare che degeneri, cioè trovi il corpo. Per 3 mesi non si era trovato il corpo di Chiara, poi viene trovato. Subito vengono analizzato il corpo per DNA e subito viene sequenziato quello che è, cioè in pratica codificato in modo che non va più a male, perché la parte biologica può anche degenerare, a parte il fatto che poi dei campioni possono essere contenuti, congelati e mantenuti anche in quel senso, ma una volta codificato su carta, diciamo, quello rimane per sempre. È una prassi comune prelevare subito il DNA sui reperti quando lo si trova. Io non ricordo un altro caso in cui siano stati lasciati passare 8, 9, 10 mesi solo per prenderlo in considerazione. Tenete conto a questo proposito che l'argomentazione è: ma qui c'era la muffa, abbiamo dovuto aspettare il laserone dall'America. Ho capito, però se prendevano il DNA dopo 2 giorni o anche un giorno dopo, non c'era il problema della muffa, perché anche la muffa ha bisogno del suo tempo, diciamo, per diffondersi e danneggiare quindi altre colture biologiche, diciamo. Per cui sono stati 2 elementi, tutti e 2, che andavano nella stessa direzione: conservare in modo pessimo i vestiti, lasciarli umidi, quindi sarebbe stata danneggiata la muffa, in più non prelevare mai il DNA, lasciar passare mesi e mesi. Se lo si prendeva subito il DNA, anche sui vestiti bagnati, almeno lo si prelevava. C'era la tipizzazione, la codifica, come si chiama, e quella era stata fatta, si poteva poi confrontare comunque, anche se poi mesi più tardi, quando magari si decide di confrontarlo con qualche sospetto, la traccia biologica originale è degenerata, ma intanto l'avevi già prelevata, la codificata. Allora, parliamo un attimo
di un argomento che sembra interessare molto un pezzo di cavallo di battaglia nella Commissione Storie Italiane. Ne abbiamo già parlato Bazzano, abbiamo anche visto quella scheda. Si parla della signora che è andata alla funzione assieme a Pierina e si dice alle 22:18 era davanti all'ascensore che però non funzionava e è rimasta a aspettare 5 minuti, ci dice. Ora, Barzana aveva sottolineato, quasi sollevando dei dubbi sulla sincerità di questa signora, come mai non ha visto lui da Silva entrare, che doveva entrare in quel momento. E io vi ho già detto, non è detto che fosse lui da Silva, non lo è per niente, quello della telecamera, e quindi è il signor Emanuele Neri e non va in quel civico, quindi non c'era motivo di vederlo. Oltre al fatto che l'ora 22:18 è approssimata e non c'è nessun motivo per essere sicuri che fosse quella giusta. Ora vanno avanti in questo argomento, solo che questa volta, in assenza di Bazan, perché mi sembra che non ci fosse quel giorno, sembrava assente per qualche strana ragione, la conduttrice sottolinea la stessa anomalia ma vista da un punto di vista diverso, parlando di Emanuele Neri, dicendo: ma se veramente Emanuele Neri è quello che passa davanti alla telecamera, come mai non ha parlato della signora che aspetta l'ascensore? Aridai, qui dice perché non l'ha vista? Beh, perché non c'era un motivo al mondo che la vedesse, visto che il 31 è il civico dove è andata la signora, che poi è anche il civico dove abita Pierina, lui da Silva, eccetera, eccetera. Però Emanuele Neri, incredibile, non abita in quel civico, ma nel 29. Quindi nessun motivo al mondo perché lui avrebbe dovuto entrare lì, insomma, non era il suo portone. Dirò di più, anche l'ipotesi che lui passando, perché in effetti dovrebbe passare davanti al Civico 31, andare ancora avanti qualche metro per arrivare al 29, anche avesse guardato in quella direzione, la signora dell'ascensore ci dice che era buio, non si accendeva la luce, quindi era nell'oscurità, per cui manco la vedi, perché ci fosse stata almeno la luce, visto che ci sono delle vetrate davanti, con un po' di fantasia si poteva immaginare che il signor Neri passando vedesse tutto bello illuminato e gli dice: guarda, una signora che aspetta l'ascensore, che sono cose che ti rimangono impresse ovviamente, no? Ma era pure buio, quindi non poteva neanche vederla fisicamente. Ma andiamo oltre. Se anche avesse avuto Emanuele Neri la vista a infrarossi e vedesse al buio, e chissà perché guarda in quella direzione e avesse visto una signora che aspetta l'ascensore, ma perché avrebbe dovuto raccontarlo? Cioè, che tipo di logica c'è nel dire se uno vede una signora che aspetta l'ascensore, lo dice? No, non lo dice, non succede quasi mai. L'unica sarebbe stata se fosse stato espressamente chiesto, signor Neri, ma lei ha visto questa signora in un civico diverso dal suo? Ce l'ha una vista a infrarossi, insomma, si chiama Neri, anche a infrarossi starebbero bene, no? Come colori. A me non risulta che c'è stato questo dialogo perché sarebbe veramente molto buffo fare altre cose. Per cui tutta questa idea che Emanuele Neri sia tradito perché avrebbe dovuto dire, passando anche visto una signora che aspettava l'ascensore, ma oltre a questo, scusate, l'ho già detto ma lo devo ripetere perché è una roba che mi fa impazzire, sono arrivate alla conclusione che la signora fosse lì alle 22:18? Ma che ne sanno? Non c'era in questo caso una telecamera che riprende la signora. Io vorrei sapere perché non è stata inquadrata la telecamera della farmacia questa signora, che giro ha fatto per arrivare lì, bisogna indagare su questo. Ma visto che non c'era un riferimento di una telecamera, hanno fatto tutta una ricostruzione su dove ha parcheggiato, che non è neanche parcheggiato vicinissimo al suo portone, la strada che ha fatto, dicendo alla signora: cammina alla velocità di quel giorno, mi raccomando, non vada più veloce o più piano, stiamo facendo una simulazione e speriamo che lei si sia ricordata di camminare con la stessa andatura. E tutto questo ci conduce alle 22:18. È vero che, cioè il dubbio è che non sia preciso, è vero che lei dice è stata 5 minuti a aspettare, 5 minuti è un bel margine, no? Rimane lì per 5 minuti, ma sta calmo, non di cose brutte. Devo dirvelo io che 5 minuti, specialmente detto da una donna, possono essere qualunque cosa. Cioè 5 minuti può essere arrivo lì in 5 minuti e dopo mezz'ora non è ancora arrivata. Ma a volte può essere l'opposto. Quando si tratta di sottolineare che ha dovuto aspettare, quindi si è annoiata, sono 5 minuti che aspetto, magari sono 40 secondi. Può essere, dipende, ma diciamo che 5 minuti è un termine molto fantasioso e soggettivo che può essere qualunque tempo. Insomma, per me focalizzare l'attenzione su questo non ha proprio alcun senso. Io ve ne ho parlato soltanto perché, non so se voi vedete, gli ascolti sono precipitati negli ultimi tempi, non so come mai, ma comunque qualcun altro magari vede storie italiane. Ecco,
è un modo di ragionare veramente strano per me, soprattutto se lo si cerca di usare per dire Emanuele Neri non è affidabile perché non ha parlato alla signora che in un civico diverso dal suo, quindi non dove è andato lui, non ne ha parlato. Una cosa veramente sorprendente, ho voluto condividere con voi questa stranezza, questo stupore che ancora oggi aleggia nella mia mente. Allora, vi dico subito che questo capitolo è da rivedere, cioè in pratica vi do un'anteprima di certi argomenti che sono usciti, ma dovremo analizzarlo un po' meglio perché non ho tutti i dati, diciamo, per analizzarlo al meglio. In pratica si parla dei suoni, l'analisi dei suoni, della telecamera nascosta, eccetera, eccetera, che è una pista che io considero molto interessante, sono contento che si faccia, secondo me sarebbe bello farlo anche di pomeriggio, come vi ho detto, per vedere se qualcuno è andato nei box di quel pomeriggio magari. Qua sono uscite alcune notizie, cioè per esempio alle 22:12 c'è il suono dell'apertura di un box, definito lontano dalla telecamera, però dato che questa telecamera è già lontana dal box di Pierina, non mi è chiaro se significa solo lontana dal box della telecamera, che è ovvio, che sarebbe non strano perché si parla comunque di cose accadute vicino al box di Pierina, per dire. Oppure, ma mi sembra difficile riuscire a capirlo, la distanza, la direzione della distanza, distante anche dal box di Pierina, tipo sul lato opposto, che a quel punto non conterebbe niente però, se non che è strano che c'è qualcun altro che gira nel galà sotterraneo proprio mentre sta accadendo tutto, quello sarebbe strano. Per me vi posso dire che la cosa più logica è che sia il box di Pierina quello, perché lei scende, si vede lei scendere per la rampa alle 22:09, spero di non sbagliarmi, 3 minuti dopo ci sta che lei metta la macchina nel box e poi lo chiude, magari sono le 22:12. Però sembra che invece qualcuno dica no, il box di Pierina che si chiude l'ho già sentito. Diciamo che un box si può aprire e chiudere un po' in diverse fasi, del tipo che tu senti solo i suoni, non vedi, no? Per cui può darsi che sia stato aperto, magari ci si è convinti, si è confusi, credendo che quella fosse la fase di chiusura, per dire, la fase di chiusura invece dopo. Per me è più probabile che alle 22:12 sia proprio quello di Pierina, perché 3 minuti dopo lei che scende la rampa ci sta tutto come chiusura. Parlando di un'ipotesi diversa, invece, se davvero si è riusciti a sentire distintamente, ma come fai a essere sicuro che sia quello? Il box che si chiude di Pierina prima e dopo un altro box che si chiude o che si apre, beh, l'ipotesi che viene in mente è che l'assassino non aspettasse Pierina nel cubicolo, che io chiamo cubicolo, questa zona tra le due porte tagliafuoco, ma addirittura in un box. Che vi posso dire, anche se per ora è un po' presto per raggiungere questa conclusione, secondo me, è un'ipotesi un po' interessante perché a me interessa non solo che sia teoricamente possibile una cosa, ma anche che abbia un po' un senso in senso logico, cioè lo farebbe un assassino? Secondo me lo farebbe. Potrebbe avere un senso dire io abito lì, supponiamo, no? Invece di aspettarla per le scale, perché alla fine quella zona è la zona delle scale, è una zona interrata, ma siamo ancora nelle scale, con l'idea che qualcuno arrivi prima o dopo, beh, prima più che altro, e sarei visibile in quest'ottica, me ne vado nel mio box, c'è un box lì vicino, vado giù per le scale lì, però prima che arrivi Pierina vado nel mio box, chiudo e sto in silenzio. Se anche passa qualcuno non mi vede, sono dentro il mio box chiuso. Io sento arrivare Pierina, so che arriva a quell'ora, sento perché sono vicino, secondo me, quando è il box di Pierina che si apre, sento quando si chiude, magari sento anche i passi a questo punto di lei che va verso la porta tagliafuoco, e a questo punto io esco dal mio box e le vado dietro. È un'ipotesi. Potrebbe essere, si è già detto fra l'altro che era completamente buio questa zona perché non c'era la luce e in quella zona tra le due porte a fuoco non mi risulta che ci sia nessuna finestra o grata da cui può arrivare della luce, fosse anche la luce della luna come sappiamo, quindi un buio pesto. Questa cosa vuol dire? Vuol dire che l'assassino, perché è un delitto altamente premeditato, aveva una torcia, io suppongo quelle frontali che non mi ricordo come si chiamano, che te le metti così alla testa, così le mani libere, no? Per cui potrebbe essere andata anche in questo modo, che quindi il box del 22:12 sia quello dove si è nascosto l'assassino temporaneamente e è uscito solo quando
quando sente che Pierina ha chiuso il suo garage e è entrata nella porta da fuoco e gli arriva dietro subito, prima di avere il tempo di scappare ulteriormente, che poi insomma lei non lo sapeva, deve scappare all'inizio. È un'ipotesi. Un'altra cosa che è interessante e che è da approfondire, perché ancora non ho potuto approfondirla, è il fatto che si sente, cioè questo proprietario della telecamera, che appunto è molto esperto della sua telecamera, il suo garage e quindi riconosce bene i suoni, parla anche del suono di una grata di scolo, un tombino in pratica, che ci sono queste nella zona, diciamo, del percorso interno al garage sotterraneo, no? Evidentemente questi tombini sappiamo che sono appoggiati di peso, ma non sono proprio cementati, per cui se ci passa sopra una macchina, ma a volte basta anche una persona, si muovono un po', fanno clang clang. Sembra che sia stato sentito questo suono, però devo ancora approfondire bene esattamente a che ora, vedere dov'è la posizione per capire se può esserci passato sopra Pierina o il colpevole o con una macchina, perché se è accaduto quando ancora Pierina era in macchina che scendeva giù. Non è una sorpresa, lei è arrivata in macchina fino davanti al suo box e quindi avrà, anche se essendo in mezzo, non dovrebbero le gomme in teoria toccarlo, questo va detto. Ma comunque, insomma, devo approfondire meglio, però comunque c'è anche la notizia che c'è pure il suono della grata, oltre al suono della basculante, che sarebbero le porte dei singoli box, oltre al suono delle porte a fuoco. È un enigma veramente affascinante questo. Voglio crearmi una tabella precisa di tutti gli orari, di tutti i tipi di suoni, per vedere poi unire i puntini, ma in questo caso puntini audio più che grafici, che tipo di azione può esserci stata là sotto in quella tragica sera. Allora, veniamo a questo capitolo che voi capite è un po' imbarazzante. Io ne parlo con la morte nel cuore perché sembrerebbe quasi gossip, è anche un po' pruriginoso, ma in realtà è troppo importante per le indagini. E adesso vedremo perché è importante per le indagini. In pratica succede che una volta Valeria ha seguito Manuela mentre ha avuto uno dei suoi, diciamo, consessi amorosi con lui, o quantomeno ha cercato di averlo perché c'è stata qualche riluttanza da parte di Luis che andava un po' di fretta. Vediamo esattamente cosa è stato detto e poi cerchiamo anche di capire perché è importante per le indagini. Sentiamo un po', ho fatto una scheda. Allora, Valeria che racconta: una mattina l'ho seguita, no, una mattina l'ho seguito, perché appena da Silva prendeva le scale, dopo 3 secondi si sentiva la sua di Manuela porta aprirsi e lei scendeva con le ciabattine di stoffa, quelle che non fanno rumore. Probabilmente si incontravano nel garage, non lo so se nel suo o nel mio. Allora, onde evitare di scendere e aprire la porta tagliafuoco e farmi scoprire, sono andata di fuori, all'esterno del palazzo, sulla griglia che dà l'acqua, non ho ben capito francamente dall'audio. E allora erano proprio lì dove si lasciavano i regaletti. Ho sentito la signora Bianchi che praticamente implorava da Silva per una cosa veloce. Lui gli diceva che aveva paura che arrivasse qualcuno e in più era in ritardo al lavoro e lei, cito testualmente, gli ha detto: ti prego, almeno fammelo baciare. Se non l'ho ammazzata quella volta lì, vuol dire che non ho intenzione di ammazzarla. Eh già, perché, sta calmo, Valeria, raccontando questo dettaglio, anche come giustificazione per le minacce che sappiamo erano terribili. Ma per dire, io dico cose terribili, ma poi in pratica, se nemmeno quella volta l'ho ammazzato, quantomeno le ho messo le mani addosso subito, vuol dire che non ho intenzione. Va bene, è un modo di difendersi anche questo. Ma perché, vi chiederete voi, tutto questo conta per le indagini? Perché è la procura che ci dice che è importante, dato che la procura ha costruito tutto un movente che De Silva non dovrebbe avere altrimenti, che non c'entra nulla con Pierina, ma hanno immaginato lui De Silva super mega innamorato di Manuela. L'amore sappiamo che fa anche impazzire a volte, quindi l'idea che lei potesse essere la sua amata Manuela, triste per qualcosa che ha detto o fatto Pierina, lo ha accecato al punto tale di odio da uccidere Pierina con 29 coltellate. Ma se si scoprisse che la storia era più di sveltine sessuali che non di amore vero, magari questo movente non ha più alcun senso, giusto? E quindi c'è questo elemento che potrebbe essere importante in quell'ottica, a minare il movente. Da notare che questo fatto qui, insomma, colpisce un po' perché c'è la possibilità, in effetti, che Valeria lo abbia inventato. Mi spiace, con tutta la simpatia che posso avere, più che altro così, empatia per tutto quello che ha passato Valeria,
Ma non si può dimenticare che ha un pessimo rapporto con Manuela, come sappiamo, e quindi quando racconta queste cose potrebbe anche inventare qualche dettaglio non corretto. Questo qua, ad esempio, che io ve lo voglio assolutamente rileggere, ti prego almeno fammelo baciare prima di andare al lavoro, è un particolare che potrebbe aver inventato Valeria per mettere in cattiva luce Manuela, perché sapendo come poi è accaduto che sarebbero circolate queste cose finite negli atti, poteva dare l'idea di Manuela, come dire, poco seria, ecco. Potrebbe non essere vero. Potrebbe non essere vero. Qual è il problema? Come si fa a sapere se è vero, visto che a noi interessa, per questioni di criminologia, capire se questa è una storia più sentimentale o più sessuale? Non ci si può fidare di Valeria, purtroppo. No. E nemmeno di Lewis, perché Lewis, non a caso, lasciatemelo dire, poco prima, insomma, pochi giorni prima, l'abbiamo saputo noi, ha anche fatto tutta una serie di dichiarazioni in cui sosteneva: per me era solo sesso, non ero innamorato di lei, eccetera, eccetera. Ma può essere una cosa inventata, perché lui sa, adesso poi c'è anche da parecchio un avvocato, eccetera, che il movente, il motivo perché lui, che non dovrebbe c'entrare niente, finisce per essere l'unico in carcere, è perché si suppone fosse così innamorato, eccetera, eccetera, ad essere empatico con Manuela. E quindi lui dice: ma no, per me non era così importante, era solo sesso. Ma non possiamo credere neanche a lui. Ma chi è che possiamo credere? Magari gli inquirenti. Sapete, gli inquirenti non hanno soltanto messo, come abbiamo poi scoperto, una telecamera nascosta, che non c'entra nulla con quella che già c'era, un'altra telecamera nascosta puntata sul garage di Luis da Silva e anche di Valeria, quindi, pensando, visto che sospettavano subito di Luis, che magari poteva venire fuori qualcosa di compromettente. E in effetti poi hanno trovato che un giorno Luis ha preso una bottiglia di vino, sembrerebbe vuota, e l'ha messa fuori dal box, capite? E l'hanno inquadrata con la telecamera. Poi si sono chiesti cosa significa questo e hanno, monitorando anche le attività di Manuela, scoperto che di lì a poco Manuela pubblicò una foto con un calice e una bottiglia di spumante, non lo so, e quello, per il tempismo, sembrerebbe una risposta agli USA, come dire, un codice con Manuela. C'era quella telecamera nascosta che hanno aggiunto loro, ma sembra che abbiano messo anche delle microspie anche nel giroscale e probabilmente anche nella zona dove è stata uccisa Pierina, perché forse hanno visto che non è che fosse molto nascosta la cosa, che Manuela lasciava i regaletti, i bigliettini, eccetera. E quindi hanno pensato, gli inquirenti, magari quando si incontrano sentiamo che cosa si dicono. Per cui sembra che abbiano registrato anche, diciamo, consessi amorosi, sveltine sul giroscale, cioè nella parte in fondo. Come dire che è accaduto davvero questo. E registrando anche l'audio, magari potremmo avere, non proprio noi, ma negli atti, persino scoprire, verificare se quello che ha detto Valeria era vero o meno. Allora, il video, diciamo, che terminerebbe qui con un consiglio che mi è venuto in mente, non è solo nel caso di Pierina, vale anche per tanti altri casi di Diana, di Antonella Di Massa, di Alice Neri, tanti casi di cui mi sono occupato. Abbiamo spesso sottolineato stranezze, giusto? A volte emergono cose strane, quasi incomprensibili. Non si capisce perché qualcuno avrebbe dovuto agire così, come mai c'è una situazione così assurda. Ora, il mio consiglio è di usare il sistema Marzullo in questi casi. Marzullo diceva: fatti una domanda e rispondi alla domanda. Che è stato anche preso in giro, ma è una cosa molto intelligente quella che ha detto, molto bella, che ha catturato l'attenzione. Oltre a questioni così soggettive di poter parlare di cose che ci interessano, filosofiche magari, è molto utile per le stranezze. Cioè, in pratica, invece di, quando emerge qualcosa di strano, incomprensibile, dire solo che strano, che assurdo, prova a farti una domanda. Chiediti se non fosse un caso o il fatto che la gente è matta, ma ci fosse una ragione. Se qualcuno tiene un vantaggio da questa cosa strana, chi è questo qualcuno? E che vantaggio è? Se ti fai la domanda giusta, magari puoi riuscire facilmente addirittura a rispondere e poi vedere se ha una coerenza con altre stranezze che accadono, per esempio. Questo è il mio suggerimento. Per quel che riguarda invece la nostra community, avete visto che non ci sono neanche adesso i commenti, purtroppo, perché mi rallentano tantissimo, come sapete, ma ovviamente non voglio rinunciare ad averli. Spero proprio nel prossimo video di fare anche i commenti.
Se casomai, come è possibile, anche se in realtà l'incidente probatorio, che è la tappa sicura, adesso già non mi ricordo più cos'è, il 19 dicembre? Aspetta che guardo. Il 19 dicembre sarà, no? Che non manca tantissimo, ma comunque mancano più di 2 settimane. E quindi in questo frattempo magari non ci sono colpi di scena clamorosi, così posso fare un video con piccole cose e i commenti. Se no farò proprio un video a parte solo per i commenti, perché non voglio lasciar passare troppo tempo senza. Comunque, detto anche questo, il video credo che sia più di un'ora e vabbè, non mi riesco mai a farle troppo brevi. Vi ringrazio, vi abbraccio a tutti e vi dico alla prossima. Alla prossima!